Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi realizzeremo questa bellissima maglietta all'uncinetto, molto semplice e veloce da realizzare, soprattutto nella parte del collo che in genere è la più difficile da realizzare, ma se arriverete alla fine del video dove appunto andremo a realizzare il collo, vi accorgerete che non è così, è veramente molto semplice. Stessa cosa per le maniche che sono veramente veloci da realizzare. In questo tutorial spiegherò tutto passo passo. Spero di essere stata molto chiara. Se non sarà così, scrivete giù nei commenti se avete qualche dubbio e chiaramente vi risponderò il prima possibile. Le dimensioni che vedete di questa maglietta sono piccole perché appunto ho deciso di realizzarle in dimensioni ridotte proprio per cercare di far più veloce e quindi di realizzare in maniera più rapida il tutorial. E anche magari in maniera più dettagliata. Chiaramente le dimensioni che vi dirò saranno le dimensioni che vi dirò nel tutorial saranno le dimensioni di questo modello, quindi di una dimensione molto piccola. Voi chiaramente facendo le catenelle, poi vedrete nel tutorial, facendo le catenelle misurate appunto il vostro corpo e vedete quando dovete fermarvi per realizzare due pannelli, per realizzare il braccio. Nel video comunque vi spiegherò tutto, quindi cosa fare per aumentare le dimensioni. Ripeto ancora una volta per evitare che facciate questo tipo di dimensioni, a meno che non vogliate farlo, perché queste sarebbero le dimensioni di un bambino. Se la volete regalare a un bambino, è molto molto carina, sia per un adulto che per un bambino. Le dimensioni che ci sono nel video sono quelle appunto di questo modello qui, taglia bambino, sono da avviare un numero di catenelle abbastanza ridotto. Voi chiaramente aumentatele se volete fare una taglia per voi. È veramente una maglietta che a me piace molto, è perfetta anche come idea regalo ed è appunto come appena detto adatta sia per adulti che bambini. Non vi rubo altro tempo, cominciamo subito. Avremo bisogno di lana, poi l'uncinetto, un uncinetto in base al tipo di filato che stiamo utilizzando. A me servirà un uncinetto da 4 mm, non so se si vede. Poi dei segnapunti o dei marker e se vogliamo un ago perché ci servirà per cucire le due parti. Volendo però potete anche non usarlo e potete andare a cucire, appunto ad unire alcune parti del cardigan con l'uncinetto. Io per sicurezza l'ho preso. Allora, cominciamo subito. Mettiamo da parte i marker e l'ago e lasciamo per il momento solo filato e uncinetto. Ok. Allora, srotoliamo il gomitolo e avviamo il lavoro facendo un cappio. Ok. Abbiamo 42 catenelle. Questa è la parte del busto, quindi la parte del davanti del nostro lavoro. Chiaramente, se la volete più lunga o più corta, aumentate o diminuite il numero delle catenelle. Queste 42 catenelle sono misurate in base alle dimensioni del mio corpo, quindi utilizzerò queste dimensioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ecco le mie catenelle, adesso cominciamo la lavorazione. Appunto, scusate per la ripetizione, questa lavorazione non comprenderà anche le coste. Poi, pian piano che continueremo il nostro lavoro, alla fine, quando avremo finito di realizzare le due parti del maglione, vedremo se farle o no. Quindi poi diciamo è anche una vostra scelta. Poi decidete di farle o no, io chiaramente vi farò vedere come realizzarle, ma è molto molto semplice. Adesso cominciamo la lavorazione. Allora, questo modello di maglione è molto semplice, quindi la parte che andremo a fare ora dovrete ripeterla sia per il davanti che per il dietro, non c'è alcuna differenza. Ok, allora, comincio, manca l'ultimo catenello da fare, ok, comincio. Sta a lavorare, salto la prima catenella, quindi questa, ed entro in quella dopo, quindi nella seconda. Vado a fare una maglia mezza alta, una mezza maglia alta. Quindi entro nella catenella, la maglia mezza alta, per chi non la sapesse fare adesso ve lo faccio vedere,
veloci, quindi poi entro nella catenella, estraggo il filo, mi restano 3 cappi sull'uncinetto e li estraggo tutti e 3. Quindi continuo facendo mezze maglie alte fino a quando non raggiungo la fine delle mie catenelle. Chiaramente non vado a fare né aumenti né diminuzioni. Ecco le mie catenelle, adesso comincio a lavorare il busto, diciamo. Vado a fare una catenella per iniziare un nuovo giro. Questa catenella la dovrò ripetere per tutti i giri che andrò a fare ogni volta che termino un nuovo giro, per iniziare appunto uno nuovo. E questo maglione sarà lavorato tutto a mezze maglie alte, quindi per lavorare una mezza maglia alta d'ora in poi entreremo in tutta la maglia. In questo modo, vedete, questa è la maglia. Non andremo a lavorare nella sola posteriore, ma andremo a prendere proprio tutta la maglia. In questo modo, vedete, entro qui, prendo tutta la maglia e lavoro la mia mezza maglia alta. E continuo a lavorare mezze maglie alte, poi alla fine del giro faccio una catenella, giro il mio lavoro e ripeto lo stesso procedimento, quindi tutte mezze maglie alte, fino a quando la giro il mio lavoro e continuo facendo solo mezze maglie alte, entrando negli spazi, quindi quando vado a lavorare la mia mezza maglia alta entro qui, in questo spazio, in questo modo vado a prendere tutta la catenella, vedete? Eccola, quindi continuo facendo mezze maglie alte fino a quando non raggiungo le dimensioni che voglio del mio maglione, quindi le dimensioni in altezza. Chiaramente le misuro sul mio corpo e diciamo verifico quando sono arrivata, quindi in altezza. Questo è il procedimento che vi ho detto, quindi continuo. Ricordate però di fare le mezze maglie alte entrando qui in questo spazio, ovviamente se lavoro di così c'è questo spazio. Centrate, poi andate a prendere tutta la maglia, quindi andate a fare così, poi a fine del giro una catenella, giro il lavoro e ripeto la stessa cosa, non vado a fare né aumenti né diminuzioni. Ok, ho finito questa parte, ne ho fatte due della stessa misura, ho inserito questi segnapunti, adesso vi spiego a cosa serviranno. Allora, giro il lavoro così si vede meglio. Questi segnapunti indicano le parti da cucire, quelle chiaramente non indicate saranno gli spazi che dobbiamo andare a completare. Queste sono le maniche che ora andiamo a lavorare, sono spazi uguali, nella stessa misura. E queste parti invece vanno tutte cucite, queste chiaramente no. Questa parte invece è il collo, ho messo i segnapunti qui dove ci sono praticamente lo stesso numero di catenelle, sono 9 da una parte e 9 da un'altra, poi alla decima ho messo il segnapunti, in questo modo la misura del collo sarà uguale. E qui andremo a cucire queste piccolissime parti e poi andiamo a creare le maniche. Cominciamo subito. Ok, ho preso l'ago, adesso cominciamo. Giro il lavoro e estraggo pian piano il primo segnapunti. Chiaramente devo far combaciare bene le due parti del lavoro, quindi entro, ok, lascio chiaramente un po' di filo e continuo a lavorare le maglie, anche se si vedranno le cuciture e un po' di fili non fa niente perché poi gireremo il lavoro al rovescio, in questo modo non si vedrà nessun tipo di cucitura. Ok, continuo a cucire fino a quando non arrivo qui, quindi alla fine del braccio, della parte della manica. Ecco qui, ho finito di cucire questa prima parte, tranne la manica.
Una volta girato il lavoro, perché poi come ho detto prima lo andremo a mettere al contrario, una volta girato vedete le cuciture non si vedranno, quindi risulterà un lavoro molto lineare. Adesso andiamo a cucire queste due parti, quindi da qui fino alla fine. Ok, ho finito di cucire tutte le parti, vedete? Adesso dobbiamo andare a girare il lavoro al contrario, questo sarà il lato appunto esterno. Adesso, poi anche se ci sarà qualche scusate, anche se ci sarà qualche filo, qualche imperfezione, poi andremo ad aggiustare, a migliorare in seguito. Ok, queste qui sono le parti delle maniche. Adesso dobbiamo andare a crearle. Aspettate che aggiusto un po' il lavoro così si vede meglio. Ok, sono arrivata alla fine del primo giro. La fine del giro, diciamo, mi è indicata da questo filo, perché ho cominciato a fare la prima mezza maglia alta proprio qui, dove si trova questo filo. Voi chiaramente potete utilizzare anche un segnapunti. Io per i primi giri non lo utilizzerò, perché comunque c'è il filo che mi indica la prima maglia del giro, poi chiaramente mi servirà e quindi lo andrò a prendere per continuare il lavoro. Allora, per iniziare il secondo giro della manica non dobbiamo andare a fare nessun tipo di catenella, continuiamo semplicemente a lavorare una mezza maglia alta, come se, diciamo, come se il giro non finisse mai. Quindi continuiamo a fare una mezza maglia alta in ogni punto fino a quando non otteniamo la lunghezza che... Adesso dobbiamo andare a lavorare l'ultima maglia del giro, che è questa. Andiamo a fare una maglia bassissima qui e abbiamo finito le nostre maniche. Chiaramente se le volete lunghe continuate fino a quando non tenete la misura che volete. Ok, adesso andiamo a vedere il collo. Qui comunque c'è la parte appunto per il collo, però se non volete lasciarla così, quindi dritta, possiamo andare a fare questo procedimento. Ho deciso di fare in questo modo più semplice, che adesso vi farò vedere. Non andiamo a lavorare la scollatura durante appunto la fase della lavorazione della parte di davanti, ma andiamo ad aggiustarla dopo. Andiamo a fare così, infatti. Ci serviranno dei segnapunti e l'ago. Prima di cominciare vi dico, se volete fare le maniche della stessa mia dimensione, io ho lavorato nel giro delle maniche 4 giri di maglie mezze alte, quindi 4 giri di maglie mezze alte e poi chiaramente ho chiuso il lavoro con una maglia bassissima. Ripeto, chiaramente, se volete fare un maglione per l'inverno continuate a fare maniche più lunghe. Magari potete aggiungere anche un polsino, se non sapete come fare un polsino... molto semplice, bisognerà farlo a coste, se lo volete a coste è molto semplice. Potete andare a vedere uno dei miei video in cui appunto realizzo il polsino, per esempio il cardigan che vi lascio qui in descrizione. Cominciamo subito a fare il collo. Allora, come vi ho detto prima, non sono andata a lavorarlo durante la creazione della parte avanti, quindi adesso lo andremo a creare adesso con l'ago. Dobbiamo andare a fare in questo modo. Allora andiamo a piegare in questo modo il collo. Aspettate. Ok. Pieghiamo un paio di volte fino a quando non otteniamo lo scollo che vogliamo. Può essere così oppure con due pieghe. Io lo farò con due pieghe. Vedete, adesso si è aperto. E con l'uso dei segnapunti pieghiamo bene. Prendiamo i segnapunti e blocchiamo queste pieghe. Ok. Blocchiamo prima al centro. Ok. E adesso ai lati.
qui. In questo modo resterà la forma che avremo dato al collo. Ok, chiaramente dobbiamo entrare in tutta la piegatura. Ok, ecco qui adesso questo segno puntino ci serve. Adesso dobbiamo andare a cucirlo internamente. Oddio, questa piega è messa male. Così. Allora, per cucire l'interno dobbiamo andare a girare il lavoro perché non si devono vedere le cuciture chiaramente dall'esterno. Quindi anche se saranno all'interno, chiaramente non fa niente perché... Ok. Perfetto. Avevo sbagliato a mettere i segnapunti. Giriamo il nostro lavoro. Ok. Prendiamo la parte del collo, eccola qui. Io vedo già i segnapunti, quindi questa è la parte che mi interessa. Vediamo questa piega e adesso la andiamo a cucire. Perfetto, dobbiamo mettere bene la parte del collo, anche le maniche, così il lavoro uscirà più preciso. Perfetto, con la piega prendiamo l'ago dello stesso colore ed entriamo qui nella prima parte della piega. Ok, lascio un po' di filo e vado a cucire, vedete, questa parte qui, quella bassa della piega, così resterà ben attaccata al lavoro. Posso lavorare di maglia in maglia oppure posso anche saltarne una, come preferiamo, basta che il lavoro rimanga ben attaccato, basta che il collo rimanga ben attaccato appunto al nostro lavoro. Ok, andiamo a cucire in questo modo, quindi nella parte bassa, fino a quando non arriviamo al termine del collo, al termine della piega del collo. Allora, terminiamo, vado a fare l'ultimo punto, qui, quindi entro, ok, faccio entrare il filo qui, e tiro, così ho bloccato il mio lavoro. Vado a fare anche un piccolo nodo perché si può sempre staccare. Adesso taglio il filo e ho finito il mio lavoro. Ok, ho capovolto di nuovo il mio lavoro. Ho tagliato tutti i fili, ho aggiustato tutte le imperfezioni e la mia maglietta è terminata. Che ne pensate? Scrivetelo giù nei commenti. Lasciate un like se il lavoro vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale. A presto!